Allora, riprendiamo quindi il tema della risoluzione del finito nell'infinito. Sembra uno scioglilingua, ma adesso cerchiamo di capirlo. La realtà è un organismo unitario e non un insieme di sostanze autonome, ossia il vero è l'intero, celebre frase di Hegel. Questo, vive Dio, dovreste averlo già ben compreso, no? Perché abbiamo definito, no? La filosofia di Hegel come una forma di teologia immanentista, per cui la realtà è questa unica sostanza, questa unica entità che è un soggetto conoscente. Del resto, scusate, questa è la stessa visione che ha mutatis mutandis Spinoza. Per Spinoza, vi ricordate quante sostanze ci sono? Una sola, che è il tutto o la natura, che dir si voglia, ovvero Dio. Un'unica sostanza, di cui poi le singole cose che esistono, i singoli esseri umani, i singoli alberi, i singoli cani, sono dei modi assolutamente provvisori in cui si declina, si articola questa unica sostanza che è coincidente con il mondo nella sua interezza, una sorta di ben rotonda sfera parmenidea. Va bene? Quindi un'unica sostanza. Anche qui abbiamo un'unica sostanza, che è il divino, che è la realtà. Però questa realtà non è intesa in termini statici, questo l'abbiamo già detto, ma in termini dinamici. E questo dinamismo, essendo questa unica realtà, soggetto pensante, spirito assoluto, questo dinamismo è pensiero di pensiero, cioè la realtà è produzione del pensiero di questa unica sostanza, è articolazione del pensiero di questa unica sostanza che è il divino. Va bene? Per questo l'affermazione il vero e l'intero ha senso. Cioè che cosa significa? Che per giungere a cogliere il vero, la verità, dobbiamo, era l'esempio che facevo l'altra volta del film, dobbiamo, ammesso che sia possibile, esaurire l'intero circuito di produzione del soggetto trascendentale, dello spirito assoluto. Quindi, detto in altri termini, se il modo in cui il soggetto si autoconosce, la storia dell'umanità, io posso dire che la verità è relativa, la colgo nel momento in cui il film si avvia ai titoli finali. Va bene? Infatti, celebre è l'affermazione di Hegel per cui la filosofia è come la nottola di Minerva, la quale si leva in volo sul far della sera. Che vuol dire che si leva in volo sul far della sera? Vuol dire che la conoscenza filosofica, che è la scienza suprema, si ha sul finire della processualità. Perché mentre io sto ancora all'interno del processo, vedo delle cose, ti posso raccontare delle storie parziali, posso stabilire dei nessi parziali, ma ancora mi sfugge il quadro d'insieme, no? E questo discorso, Giacomo, come dicevo, lo possiamo fare sia a livello diacronico, ma anche in qualche maniera a livello sincronico. Così quando analizziamo una faccenda complessa, e ogni aspetto della realtà è decisamente complesso, dobbiamo il più possibile allargare il quadro. Più allarghiamo il quadro, più ci rendiamo conto della sua complessità. Che vuol dire complessità? Vuol dire avere consapevolezza, anche se poi è impossibile esaurire tutto il discorso, che lo esaurisca una sola generazione di studiosi o tantomeno una sola persona, a parte Hegel che è un genio, evidentemente. D'accordo? Cosa vuol dire complessità? Vuol dire che io mi rendo conto di come quel fenomeno, quell'evento sia così interconnesso, rimandi a così tanti altri eventi o fattori concomitanti, correlati, che per esaurire l'intero argomento ci devo lavorare parecchio. Ora, esaurirlo è praticamente impossibile, ma quantomeno avere la consapevolezza della complessità di tutte le possibili interrelazioni di un determinato fenomeno, a maggior ragione se si tratta di un fenomeno storico, è, come dire, un imperativo categorico morale, o dovrebbe essere così, quantomeno per uno storico. Va bene? Quindi educare alla complessità significa educare al dubbio, alla consapevolezza che più vai avanti e più ti rendi conto di quante cose non sai. E questo ne do testimonianza in termini autobiografici. Verso il tramonto della mia esistenza, che è quello che sto vivendo adesso,
magari un tramonto molto lungo, ma sto al tramonto, di fatto più vado avanti più mi rendo conto di quante cose non so, di quanti libri avrei voluto leggere e non ho avuto il tempo, non ho fatto in tempo a leggere, o di quanti non ne potrò leggere. Parlo di libri, parlo di conoscenze, parlo di esperienze, eccetera eccetera. Quando uno è giovane ha ancora tutto il futuro, il mondo dispiegato davanti, aperto in termini progettuali, tutto relativo, ma insomma uno pensa al futuro e quindi sospende il giudizio e si prepara magari anche con un po' di ansia alle sfide del futuro. Quando sei vecchio, evidentemente il tempo che hai vissuto è più lungo rispetto a quello che ancora devi vivere, quindi magari inizi a vedere alle cose che avresti potuto, dovuto, voluto fare, eccetera eccetera. Ma insomma, lasciamo perdere il piano esistenziale. Di fatto, più ti addentri in un settore specifico, più approfondisci i tuoi studi, le tue ricerche in un determinato ambito, più ti rendi conto di quante cose non sai. E quindi diciamo che l'ideale è morire scettico. Per un filosofo è lo scetticismo più assoluto. Non lo so, non lo so. E anche quel po' che mi sembrava di sapere, finisco con gettare la spugna e rendermi conto che anche quello va molto relativizzato, messo tra parentesi, quindi qualsiasi giudizio netto a colpi d'accetta alla fine mi viene quasi da fare il sorriso del Buddha o dello stoico, diventa un gioco di bambini, no? Come diceva Eraclito, le opinioni degli uomini, giochi di bambini. Certo, purtroppo sono giochi di bambini molto pericolosi, soprattutto se questi bambini o questi dementi hanno in mano i pulsanti per far scoppiare la terza guerra mondiale nucleare, ecco, in termini nucleari. Però, giochi di bambini, balocchi di bambini. Perché? Perché il mondo è estremamente complesso. Dunque, il vero e l'intero significa questo, rendiamoci conto della complessità. Tanto per tradurre anche il pensiero hegeliano in termini pratici. Ecco. Vediamo, il finito, che cos'è il finito? Sono le sostanze, cioè noi, le cose esterne e così via. Cioè quando noi guardiamo alle singole, alla realtà come composta di singole cose, ne vediamo, vi ricordate, me ne ho parlato 2 anni fa, a proposito di apeiron, di peirata, di limiti, di confini. Cioè noi diciamo che quella è una lavagna semplicemente per il fatto che ne vediamo i bordi, il colore nero, vediamo che occupa una certa porzione di spazio e quindi la consideriamo come una cosa a sé stante. E questo vale anche per le cose organiche, per le persone, per gli animali, eccetera, eccetera, eccetera. Per noi la realtà, di primo acchito, è un conglomerato, un insieme di singole cose, di cose individuali, più o meno in relazione tra di loro, ma che comunque hanno il loro nucleo ontologico, sostanziale, nell'individuo. Individuo. Individuo significa questo, che non si può dividere, cioè che è un tutt'uno, autonomo, per così dire. Va bene? Allora, quindi il finito si riferisce alle singole cose. Le singole cose sono tali perché sono finite, o per meglio dire delimitate, o per meglio dire occupano un determinato spazio-tempo, eccetera, eccetera. Mi seguite? È chiaro questo concetto? Sono autonome solo in apparenza perché? Sono autonome solo in apparenza perché? Diciamo, il senso comune, common sense, ci dice che sono autonome. Zara è autonoma, Luigi è autonomo, e così via. Sono autonome per l'intelletto astratto che le distingue, le isola una dall'altra. Le astrae letteralmente dalla totalità a cui invece appartengono. Allora, se io guardo questa porzione di spazio qui vicino a me, vedo che c'è Zara e c'è Luigi e considero che Zara e Luigi sono due entità ben definite, ben delimitate, individuali. Se zoomo, mi avvicino ancora di più, il campo mi si restringe ancora di più, se lo allargo un pochino ad includere Francesco, Clara e così via, vedo che ci sono altre sostanze, altri individui, eccetera, eccetera. Se faccio uno zoom out ancora più potente, ancora più significativo, posso dire che quella è la quinta X, quindi utilizzo già un termine molto più ampio, che ha ancora una sua sostanzialità individualizzante, perché la quinta X non è la quinta Y. La quinta X è delimitata anche dal punto di vista proprio spaziale in quella determinata aula che purtroppo sta al secondo piano, eccetera, eccetera, eccetera. La quinta X. Ma se zoomo ancora fuori, non vedrò più la quinta X, vedrò, andando verso lo spazio, vedrò Bracciano, Google Maps,
e poi zoomo, avete presente Google Maps, no? Vado fuori e vedrò la provincia di Roma, il Lazio, l'Italia, il Mediterraneo, e ancora fuori l'Europa, la gloriosa Europa, di cui l'Ucraina è bastione contro questi aggressori, eccetera, eccetera. Va bene, zoomo ancora fuori, purtroppo mi si include anche la Russia, mamma mia, però non volevo zoomare così tanto, va bene, poi vedo l'intero pianeta, e poi il sistema solare, eccetera, eccetera. Allora, più vado fuori, più quelle cose che mi sembravano delimitate, finite, uniche, diventano parti di un tutto. Cellule che compongono un tutto, un unico organismo, va bene? Quindi più mi metto dalla prospettiva del tutto, più queste differenze, questi elementi di finitezza evidentemente vanno a scemare, vanno a diminuire. Allora, l'intelletto astratto, guardate, lui usa questi due termini. Possiamo dire che sono due facoltà diverse della mente umana, o forse non sono due facoltà diverse, sono comunque due approcci. Allora, quando usiamo l'intelletto, qui usa questo termine intelletto, allora, l'intelletto è quando noi utilizziamo quella facoltà che ci consente di analizzare le cose, che ce le fa distinguere. Bene? Metto lì questioni più o meno di lana caprina, distinguo questo da quello, faccio le pulci ad una determinata cosa, la definisco attentamente, questo lo può fare, che ne so, il geometra, lo può fare il matematico, lo può fare il filosofo. Avete presente quando avete in una paginetta che state studiando di manuale un passaggio un po' complesso e al margine della pagina sciogliete, io significa questo, da qui analisi, sciogliete la complessità di quel passaggio, di quella serie di proposizioni in una mappa concettuale. Va bene? Allora, questa facoltà analitica o intellettuale, o intelletto, qui il termine è l'intelletto, serve per dividere, vedere i nessi tra le cose ma tenendole divise. La ragione invece è la facoltà che collega, che prende insieme. Allora, l'intelletto lo zoom in, la ragione lo zoom out. Va bene? Allora, in ultima istanza, è la ragione quella che effettua i collegamenti, cioè la sintesi, il prendere insieme. Sintetizzare vuol dire il prendere insieme, cioè il vedere in essi che mi consente di avvicinarmi o di cogliere, ammesso che io sia Hegel, la realtà, perché mi consente di vedere con lo zoom out l'interezza di un determinato fenomeno. Va bene? Avete capito qualcosa? Ripeto, allora, l'intelletto. Sto esaminando un fenomeno più o meno complesso. Faccio uno zoom in. Va bene? Sto studiando una campagna militare, vado a vedere un determinato settore del fronte, vedo tutte le forze in campo, vedo come sono schierate, e questo nell'arte militare si chiama tattica. La tattica è sul terreno, in un luogo ben preciso, va bene? Quindi vedo dove sta quella determinata unità, dove è schierata quell'altra unità, dove c'è l'artiglieria, dove ci sono le basi aeree pronte a intervenire, in quel limitato settore, è la tattica che viene messa in atto. Allora lì sto utilizzando, per dirla con i termini hegeliani, l'intelletto, sto analizzando, sto distinguendo, sto mettendo delle bandierine, qui c'è il terzo reggimento della prima brigata, eccetera, eccetera, qui dietro il fiume, va bene? Immaginatevi un campo militare, scusate, questo è più una metafora per gli uomini, insomma, voi donne magari di arte militare non sapete nulla, ma insomma ci siamo capiti, voi giocavate con le bambole, noi maschi invece con i soldatini, come se fosse vero o se fosse ancora vero. Una volta azzurra, tempi passati, brutti, era ancora tutto molto distinto e così via, ci stavano queste cose. Ma insomma, la ragione invece è il pensiero strategico. Che cos'è il pensiero strategico? Il pensiero strategico è la visione d'insieme, che mi porta a collegare le varie parti del fronte, le varie operazioni, in un quadro che è complessivo, globale, per cui ho un'idea di come sta andando la campagna militare nel suo complesso. E allora un'operazione tatticamente
fallimentare o tatticamente positiva, dal punto di vista strategico, cioè se lo vedo sul piano globale, può rivelarsi al contrario positiva o negativa. Magari avete mai sentito parlare della frase, no, della locuzione, una ritirata strategica? Ma scusa, una ritirata è una forma di sconfitta, abbandoni il campo, lo lascia al nemico. È strategica quella ritirata, perché tu cedi su una parte del fronte, attiri il nemico in quella direzione, ma magari lo aggiri all'altra direzione. Va bene? Allora, la ragione è lo strumento che mi consente di cogliere in essi, di unire, di prendere insieme, di sintetizzare. L'intelletto è quello che mi consente di analizzare, di sciogliere, di zoomare sui particolari. Allora, se il vero è l'intero, e se la filosofia fondamentalmente si occupa, è la scienza che si occupa del tutto razionale, cioè di descrivere la processualità dello spirito assoluto autoconoscente nel suo complesso, d'accordo? Il punto di vista razionale diventa il punto di vista della filosofia, di contro il punto di vista intellettuale, il quale pure è necessario, perché per poi unificare devo prima distinguere, eccetera, eccetera. Va bene? È chiaro? Da qui quella logica su tre posizioni di cui stavo parlando con Zara nell'ultima puntata. Logica su tre posizioni, che è una logica piuttosto antica, è la logica aristotelica, è la logica eraclitea, prima di quella aristotelica. Allora, una logica squisitamente intellettuale, cioè basata sulla distinzione netta, vero, falso, on, off, è la logica, quella diciamo che ha origine con Parmenide, che poi viene definita in base al principio di contraddizione, al principio di identità, da Aristotele. A non è non ha, o ha o non ha, tertium non datur. Una proposizione o è vera o è falsa. È una logica cosiddetta binaria, perché si basa su due posizioni, come nei quiz, quelli invalsi, quelle domande chiuse, vero o falso. Come il codice binario, quello delle macchine, dei computer, quello che si basa sulle due cifre 1 e 0. Ve ne ho parlato a suo tempo, un pochino lo conoscete. Quella è una logica binaria. Poi c'è una logica ternaria, che è la logica che usa Aristotele, che usa Hegel, basata su tre posizioni. Cioè, prima posizione A, seconda posizione, la prima posizione si chiama tesi, dal verbo tizemi, vuol dire posizione, tizemi vuol dire metto là, bene? Metto là quella determinata cosa, metto là, contrappongo, antitizemi, pongo di fronte, pongo dinanzi, pongo in contrapposizione, antitesi, la posizione opposta, non ha. Ecco, il processo intellettuale si ferma qui. A versus non ha. Il processo razionale, quindi la logica hegeliana o eraclitea, va oltre, giungendo a una terza posizione. Syntizemi, cioè prendo insieme, pongo insieme A e non A. E ho la sintesi. Che cosa significa questo, Martina? Che la realtà non è né nera né bianca. La realtà è grigia. Cioè, quando noi giudichiamo in termini squisitamente intellettuali, tendiamo a distinguere e a contrapporre, isolando alcuni aspetti della realtà e mettendolo l'uno contro l'altro. Ma la realtà, nel suo svolgimento, non si presta a questa distinzione netta in termini intellettuali. L'intelletto è comunque un'operazione di tipo di astrazione, la forma di astrazione è un'operazione di astrazione, chiaro? La ragione in che cosa consiste? Consiste nel prendere insieme, cioè nel vedere il nesso tra A e non A. Tesi, antitesi, sintesi. E la storia dell'umanità e la realtà tutta procede in questa maniera. No, Eraclito aveva detto qualcosa del genere. Pace, guerra, giorno, notte, estate, inverno. Voi uomini con due teste, voi addormentati, voi dormienti, per voi sono cose separate, sono cose distinte. Io vi dico che non sono cose distinte, perché il Dio, perché la realtà è giorno-notte.
Cioè è impossibile concepire uno dei due poli senza l'altro. Cioè dire il giorno senza pensare alla notte è impossibile. E la sazietà senza la fame non si regge. Freddo e caldo tenuti distinti, se l'uno annullasse l'altro, la realtà non si reggerebbe. Cioè ogni aspetto della realtà, ancorché appaia contrapposto e contraddittorio, in realtà è sinergico. Quindi c'è il giorno perché c'è la notte, c'è la guerra perché c'è la pace. Vedete, questo tipo di discorsi poi riguarda la scienza della natura, riguarda le scienze politiche, riguarda qualsiasi ambito dello scibile umano. Va bene? Clausewitz aveva detto che la guerra, la continuazione della politica con altri strumenti, in effetti in un certo senso è così. Come facciamo a contrapporre nettamente un aspetto della realtà con l'altro? Cioè ogni aspetto della realtà è collegato attraverso polemos, attraverso il conflitto. Ricordate, Eraclito aveva detto questo: polemos è il signore di tutte le cose. Polemos è una sorta di fucina in cui tutti gli aspetti, ancorché diciamo contrapposti della realtà, si fondono insieme. È come in un minestrone ben cucinato, o una passata, vai a distinguere quello che era carota da quello che era zucchina, da quello che era patata. È un'unica, un unico pappone, un'unica minestra e così via. No, questo è un paragone veramente di bassa lega, ma insomma avete capito in che senso. E allora la logica hegeliana, così come la logica era l'idea, ma lui lo cita espressamente, era l'idea, è una logica di tipo triadico. Quindi consente la sintesi, perché in effetti è vero, ho usato il termine vero con la V maiuscola, la realtà, ciò che è reale è razionale, ciò che è razionale è reale, avete capito in che senso è razionale? Non ciò che è reale è intellettuale, perché se mi fermo sul piano dell'intelletto, continuo a separare delle cose che effettivamente nella realtà non sono separate, non sono separate. E allora l'individualità di Luigi, e questo Luigi lo sa bene, è illusoria. Cioè, diciamo, nella vita di tutti i giorni può anche funzionare. Avrà la sua carta d'identità con scritto il suo nome, e ha il suo posto seduto in aula, eccetera, eccetera. Ma se pensiamo un attimo a Luigi, quello che viene prima, quello che crea Luigi, questa individualità provvisoria, transeunte, è la rete di relazioni che c'è dietro, in termini diacronici, che si svilupperà avanti e che c'è sincronicamente in questo momento. Cioè per darsi Luigi si devono dare un intreccio di linee di forza e linee di tendenza, che sono, vabbè, primieramente sono biologiche, fisiologiche, collegate con l'ambiente. Se Luigi smette di respirare per 2-3 minuti muore, come ciascuno di noi. Siamo collegati con l'ambiente, noi siamo parte di un tutto. Ma questo è un esempio banale. Vediamo a esempi forse più significativi, anche hegelianamente più significativi. Luigi si dà in quanto membro di una famiglia. La famiglia preesiste a Luigi. I nonni, i bisnonni, eccetera, eccetera, la storia della famiglia preesiste a Luigi. Che Luigi ne sia consapevole o meno, che ciascuno di noi ne sia consapevole o meno, è frutto di una sintesi transeunte che svolgendosi si fa. Nel senso che l'eredità di Luigi, che Luigi vede il mondo, la sua visione del mondo, si muove, ha determinati principi etico-morali, farà determinate scelte nella vita, non perché è un individuo separato, ma perché tutte quelle scelte, ripeto, che lui ne sia consapevole o meno, che ciascuno di noi ne sia consapevole o meno, senza ricorrere a psicanalisi o altre cose del genere, ma insomma l'idea è la stessa. E perché dietro c'è tutta una storia, ci sono tutta una serie di intrecci che vengono prima del singolo individuo. E allora, immaginate, lo potrei fare alla lavagna ma non mi alzo, immaginate che lo stia facendo. Ci sono due modi di ragionare. Il modo, diciamo, aristotelico, binario, per così dire, che può essere superato, che diciamo che consiste in questo, uso questa metafora. Mi alzo, vado alla lavagna e disegno sulla lavagna una serie di punti, l'uno distante dall'altro. Non so se qualcuno di voi ha mai frequentato la settimana enigmistica, c'erano quei giochi in cui dovevi unire i punti, 1, 2, 3, e alla fine ti si formava una figura.
Va bene? Allora ci sono una serie di punti, io li metto lì alla lavagna, poi uso delle linee tratteggiate, dei segmenti per unire questi punti e alla fine viene fuori la faccia d'azzurra. Bellissima, insomma, questa lì. D'accordo? Oppure non ci sono i punti da unire, ci sono delle linee, cioè mi alzo in piedi, vado alla lavagna e traccio delle linee che si intrecciano, cioè i punti, il punto sta ad indicare l'individuo, quello che a me sembra l'individuo, è separato, no? I punti derivano dalla confluenza incidentale o razionale, perché io sto disegnando secondo un progetto ben definito che ho nella mente, i punti derivano dall'incontro delle linee. Avete capito? Cioè il primo approccio parte dall'individuo e considera il mondo come fatto di cose separate, distinte, che io devo unificare a posteriori. Il secondo approccio invece parte dal più grande, diciamo, dalle linee di tendenza, dal fenomeno, e ricava gli individui, in maniera a volte casuale, li ricava come intersezione di linee di forza e linee di tendenza. Che è una visione molto vicina, per alcuni versi vicina, a quella del karma, delle visioni orientali, del buddismo, dell'induismo. Che cos'è il karma? Karma, ka, è l'azione, l'agire. È come dire, ciascuno di noi, che ne sia consapevole o meno, è figlio di una serie di cause, a volte assolutamente accidentali, di lunga durata. Siamo i figli dei figli dei figli dei figli. Vediamo il mondo in quella maniera perché dietro di noi c'è tutta una tradizione chiara e distinta, palese, perché qualcuno ce l'ha insegnata, oppure perché siamo figli di quella cultura, viviamo in quella società, viviamo in quel tempo. Va bene? E quello che è vero in ultima istanza, la verità che cos'è? La verità è questo intreccio di linee, questa complessità. La verità è la sintesi, per questo Hegel non ragiona in termini di singola individualità, a parte Napoleone, che è lo spirito dei tempi, che mi cammina vicino, per esempio che ho fatto l'altra volta. Va bene? Ragiona in termini fondamentalmente di linee guida, di linee politiche o di istituzioni, cioè prima dell'individuo c'è la famiglia, e prima della famiglia c'è la società, e prima della società c'è lo Stato. Lo Stato è più vero, è più reale della società civile, in qualche maniera la supera, la concretizza. La società civile non si darebbe senza le varie famiglie, che sono delle piccole società, a modo loro, o lo erano almeno una volta. E a quel punto, soltanto in fondo alla scala dell'astrazione, troviamo il singolo individuo. Prima viene la comunità. Cioè la comunità è più reale del singolo individuo, non so se mi spiego. È un altro punto di vista. Mentre il punto di vista intellettuale, diciamo di matrice aristotelica, forse quello che l'Occidente preferisce di più, soprattutto in questo periodo storico, è quello dell'individualizzazione, quindi della distinzione, del vero e del falso, quindi della contrapposizione, del bianco e del nero e così via. Ok? Avete capito qualcosa? Allora, quindi ripeto, il finito sono le sostanze, che sono autonome però solo in apparenza. Per l'intelletto astratto che le distingue, le isola una dall'altra. Sono autonome solo in apparenza perché questa è l'apparenza prodotta dall'intelletto astratto. Cioè, l'intelletto le vede separate. Nella realtà sono separate? No, non sono separate nella realtà. Infinito invece uguale assoluto, ovvero la vera realtà che comprende tutto, quindi anche il finito evidentemente. Chiaro? Quindi anche l'individuo è compreso nella famiglia, che a sua volta è compresa nella società civile, che a sua volta è compresa nello Stato, nella nazione, eccetera, eccetera. Per la ragione concreta si dà l'infinito, ovvero l'assoluto, perché è capace di superare le distinzioni fra le sostanze, includendole nella totalità. Cioè la ragione è capace di apportare, di operare quella sintesi, quel prendere insieme, che mi dà la realtà per quella che è, né inverno né estate, ma inverno e estate, né nero e bianco come separati, ma grigio, nero bianco, né pace né guerra, ma guerra pace. Mi spiego? Avete capito? Non esiste il bene assoluto né il male assoluto, esistono le situazioni in cui c'è parte di bene e parte di male.
Quindi la realtà, quella vera, fatta dalle persone in carne ed ossa, è fatta dalla politica, fatta dalla società civile, la realtà storica, non è né bianca né nera, è una via di mezzo. È una sintesi in cui ora prevale un aspetto, ora ne prevale un altro, ma tutti gli aspetti si tengono insieme. Questo è il punto di vista dell'assoluto, che è tendenzialmente infinito. L'assoluto corrisponde all'infinito, è il contrario della finitezza. La finitezza è quella dei bordi, quella dell'intelletto che separa, che distingue. Chiaro? Martina la vedo completamente fuori. Ma questa prima parte non... Non riesci a immaginartela? No. Allora, sul discorso che l'intelletto e la ragione sono due facoltà, due modalità, due modi in cui lavora la nostra mente, due modi diversi in cui lavora la nostra mente, fino a qui ci siamo? Sì, sì. Questo l'hai capito, no? Sì. Benissimo. Allora, considera che la realtà, di fatto, è questa unica immensa mente, di cui noi siamo soltanto delle cellule, che funziona in questa maniera. La visione totalizzante, la visione del tutto, è la visione quella che utilizza la ragione, nel senso che mi fa vedere appunto la totalità, cioè l'intero processo, la storia con la S maiuscola. Ciò non toglie che io posso anche utilizzare, o che utilizzo anche l'intelletto. L'intelletto mi fa zoomare dentro le cose, ma lo zoomare dentro le cose in realtà non è conoscerle meglio, ma è separarle. È una conoscenza puramente astratta, utile, ma non vera. Perché il vero, la prospettiva del vero, è solo la prospettiva sintetica, quello che io vedo da fuori. È l'intero processo. Solo se colgo l'intero processo, cioè la sintesi, ho la verità. E la verità è la realtà per quello che è. Se io invece zoomo dentro e vedo il singolo particolare, e sfuggendomi invece lo sguardo all'insieme, produco delle conoscenze, peraltro utili, ma non vere, perché tengo separato un aspetto della realtà dall'altro. Vedo il nero, ma non vedo il bianco. Ma la realtà, nel suo complesso, ad infinitum, l'assoluto, è nero e bianco insieme. Chiaro? E quindi il finito è reale solo in quanto parte dell'infinito. Ripeto, io posso usare l'intelletto e distinguere, finitizzando una determinata questione, scomponendola nei suoi elementi. Di fatto arriverò alla verità soltanto se considero questo risultato puramente parziale, cioè parte di un tutto che è assolutamente più complesso. Va bene? Vediamo la matematica. Io ho un'espressione lunghissima, di quelle che solo Zara è in grado di risolvere. Lunghissima, va bene? Quell'espressione lunghissima è la realtà. Quell'espressione lunghissima è la realtà. Complessissima. Lunghissima, immaginiamocela in questi termini. È la formula della realtà. Mamma mia. Debba arrivare a x uguale a 2, eh? Attenzione. X uguale a 2 che cos'è? E lo zoomare fuori è la sintesi estrema, è x uguale a 2. Ma come ci arrivo a x uguale a 2? Beh, prendo un pezzettino, mettiamo che ciascuno di noi lavora in un team, e allora c'è questa parte che si occupa, questa parte della classe si occupa dei primi due binomi, dico per dire, e lavora per ridurre. È un'espressione lunghissima, è lunghissima, lunghissima, quanto tutta la lavagna. Oh, facciamo così, ognuno di noi lavora una parte. Poi ci rivediamo, vediamo un attimo tu come hai ridotto quei binomi, quei trinomi, come li hai fatti diventare i monomi, vediamo quell'altra parte come ha risolto, poi mettiamo insieme i risultati. Allora, la parte di analisi, quella che si basa sulle distinzioni, è la parte puramente intellettuale. La parte di sintesi, la parte successiva di sintesi, è la parte razionale. X uguale a 2 uguale... significa che il vero è l'intero, cioè è la soluzione, il vedere nella sua interezza da fuori con un clamoroso zoom out il tutto, quel tutto lunghissimo, 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 è complessissimo, 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 perché la realtà è così, alla fine del processo è x uguale a 2. In mezzo ci sono una serie di operazioni intellettuali, vive Dio, che sono utili, ma non sono vere. Perché? Perché perdo di vista l'intero, perdo di vista la complessità totale. Un po' più chiaro?
mi rendo conto che non è affatto semplice, non è che io lo ripeto ogni volta. La filosofia di Hegel è una forma di monismo. Scusi, ma prego. Quindi il finito è reale solo in quanto è parte dell'infinito. Sì, brava, certo. E l'infinito, quindi, cioè, sarebbe il vero. E sì. Allora anche l'infinito è sempre vero, se è parte dell'infinito. Hai perfettamente ragione. Il punto fondamentale, oppure, ripeto, sono due cose separate. Sono l'infinito. Non sono cose. Allora, nella realtà non sono separate. È il modo in cui noi le vediamo. Allora, se io guardo al finito, considerandolo parte di un tutto, sto lungo il cammino della razionalità. Quindi mi sto muovendo verso la verità. Non è che ce l'ho in tasca la verità. Se io guardo la parte, considerandola staccata da tutto il resto e analizzando dal punto di vista squisitamente intellettuale, contrappositivo, o non tengo conto dei nessi che vanno verso la complessità, allora non sto lungo la strada della verità, al limite della certezza, dell'astrazione. Come dire, se io considero la cellula di un corpo come parte staccata a sé stante, non come parte di un tutto, la cellula del corpo fa parte di un tutto, in quanto parte di un tutto, cioè del corpo, è vera, ma è vera nella misura in cui ne capisco il senso, la funzione all'interno dell'organismo complessivo, soltanto se la studio nel suo contesto. Ecco, contestualizzare. Ecco, la verità è contestualizzata. Quando astraggo da un contesto, posso ragionare in termini appunto astrattivi, intellettuali, arrivo a una buona dose di certezza, ho dei saperi utili, o non sempre utili, ma parzialmente utili, posso risolvere alcune questioni pratiche o questioni regionali, marginali, montare la sedia di Ikea classica, ma siccome mi sfugge la complessità del processo, allora sono lontano dal vero. Facciamo un altro esempio, questo di tipo organizzativo, istituzionale, tipo direttore del personale. Allora, se io sono direttore di un'impresa, di un'azienda che è molto stratificata, al suo interno ha molti reparti che si occupano di vendere prodotti diversi o di fabbricare prodotti diversi, io sono il manager, il CEO, l'amministratore delegato, quello che tra l'altro ha in mano il portafoglio, quindi sa come vengono investiti i soldi, ha la visione d'insieme. Ecco, quella visione d'insieme, l'esempio è molto... non è un esempio proprio del tutto, diciamo, appropriato a Hegel, ma insomma per capirci. La realtà non è che si risolve nella mentalità aziendale, però insomma l'esempio ci può stare. Allora, il punto di vista dell'amministratore delegato è un punto di vista tendenzialmente totalizzante, cioè vede l'azienda, l'andamento dell'azienda nel suo complesso. Può fare anche delle proiezioni futuribili e così via. Arriviamo all'ultima ruota del carro. Il magazziniere che lavora... tipo del magazzino di Ikea che sposta i pacchi quello ha una visione, per carità, è persona concreta, contribuisce al lavoro complessivo del manda avanti la baracca limitatamente al suo lavoro anche lui, però la sua visione non è una visione d'insieme. Certo, potrà affrontare dei problemi locali di scarsa responsabilità, magari ha la responsabilità di ordinare, di impacchettare determinate cose, di sistemarle in magazzino, punto, ma lì finisce. La visione d'insieme assolutamente gli sfugge. Questo è un altro esempio. Allora, il punto di vista limitato locale è il punto di vista dell'intelletto. Il punto di vista del manager, che ha una visione complessiva, invece è un punto di vista, diciamo, in qualche maniera razionale, perché tiene conto della complessità. Cioè quello che all'operaio, al singolo operaio, al singolo magazziniere appare separato perché sta in uno dei tanti dipartimenti, isolato, gli altri non li vede e così via, appare a chi ha la visione complessiva come parte di un tutto. Così come la cellula del singolo corpo appare, ne posso capire la fisiologia, non se la studio come entità separata da, ma se la studio all'interno di un contesto che è il corpo. Cioè, se io il cuore lo tolgo fuori dall'organismo, cioè ne posso ricostruire a posteriori la funzione, ma il cuore funziona in sinergia con tutti gli altri organi del corpo.
Se lo astraggo, cioè lo tiro fuori, metaforicamente, in termini intellettuali, e lo studio come parte isolata, a sé stante, non ne capisco il senso. Ma questo vale per ogni singola cosa. Se scoppia una bomba e una mano se ne va via e quello che viene trova una mano, non dice guarda ho trovato una mano, si sarà fatta male, dirà ma di chi è sta mano? Dov'è il cadavere? Dov'è il corpo? È la mano di Pinco Pallino che purtroppo adesso è amputato. Mi spiego? Allora, l'intelletto è la logica dell'amputazione ed è una logica parziale. Non è che mi metto la mano, guarda qui c'è un anello, al limite mi serve per capire a chi apparteneva sta mano, a chi apparteneva, a quale corpo era collegata, eccetera, eccetera. Allora, spero di essere stato chiaro, altri esempi se mi vengono in mente ve li faccio, ma per il momento li ho esauriti, poi vi faccio qualche altro esempio cinematografico, no? Vi ho fatto anche gli esempi letterari, no? Se leggo soltanto la parte interna di un romanzo, non l'inizio e non la fine, un capitoletto così. Sì, qualcosa la capisco Martina, ben inteso, però mi sfugge tutta la trama perché non so la premessa, non so dove va a finire, ne ho una visione assolutamente parziale. Poi posso fare tutte le considerazioni che mi pare, ma mi sfugge l'intero. Il vero è l'intero, ok? La filosofia di Hegel è una forma di monismo, vi ricordate la parola monismo? Vuol dire un unico principio, beh certo. C'è un unico principio, che è lo spirito assoluto, che è tutta la realtà. Panteistico, oddio, altra parolaccia, panteismo non è una cosa brutta, sì è una cosa molto brutta, Giordano Bruno è un panteista, Spinoza, che Dio lo maledica, la maledizione di Spinoza, no? Non si deve avvicinare, neanche fosse uno stupratore a meno di un chilometro, mi fa veramente schifo, e se tu fai la lavandaia e ti capita di dover lavare le mutande di Spinoza, mamma mia, gettale subito via e fanno schifo, cosa terribile. Spinoza è un panteista, Hegel è un panteista anche lui, perché se esiste un'unica realtà e questa realtà è divina, ed è Dio e mondo nello stesso tempo, dov'è Dio? Dov'è il mondo? Dio è dappertutto, panteismo significa questo, che Dio è l'intera realtà, Dio è dappertutto, quindi azzurra è Dio. Che differenza c'è tra azzurra e Dio? È difficile, questa è una domanda difficile, perché azzurra brilla di luce divina, è quasi un'apparizione di Atena, insomma, ecco, me la immagino così Atena nell'Odissea. Allora, qual è la differenza tra azzurra e il divino? Stessa differenza che c'è tra la parte e il tutto, cioè in ultima istanza il divino è il tutto. Che differenza c'è tra Martina e l'unghia del mignolo di Martina? L'unghia del mignolo di Martina parte di, ma se la straggo, la tiro fuori, diventa un'unghia e basta, punto. Il vero è l'intero, quindi il divino in ultima istanza lo colgo considerando il tutto, il punto di vista del tutto, non il punto di vista della parte. Però la parte, di fatto, il finito, è la domanda che mi ha fatto poc'anzi lei, che aveva senso, ma il finito è anch'esso razionale, anch'esso, in questo caso divino, visto che stiamo utilizzando quest'altro lessico, sì, purché io lo considero parte di un tutto. Se lo considero staccato a sé stante, la prospettiva è una prospettiva errata, non razionale, intellettuale, ma non razionale. Cioè una teoria che vede nel mondo, che è il finito, la manifestazione o realizzazione di Dio, cioè l'infinito. Nel mondo, che è finito, la realizzazione e la manifestazione di Dio. Dio è infinito. In che termini è infinito Dio? In questo caso in termini processuali. Va bene? Cioè, se io considero ogni singola epoca storica, ogni singolo fotogramma della storia, dell'umanità, dell'evoluzione del mondo, ho a che fare con il finito. Se considero la forza che da dentro manda avanti la storia del mondo, dell'umanità e così via, evidentemente, torniamo sempre al solito discorso, vedete, già lo possiamo declinare da vari punti di vista, utilizzando metafore delle più svariate, cinematografiche, storiche, e io prima vi ho fatto l'esempio là dell'azienda, quello che vi pare a voi, però funziona esattamente così. Complesso, infinito versus finito. Quindi la storia è potenza infinita che si dispiega, ma ogni singolo capitolo di storia è limitato, finito, per fortuna, perché l'interrogazione non ce l'hai sull'infinito, su tutta la storia, ce l'hai solo su quel pezzettino
ma alla fine ti devi leggere, studiare tutti i capitoli di storia per avere, poi è impossibile, quasi impossibile, uno ce ne abbia, però magari con gli anni, per avere una visione d'insieme, per riuscire a fare un discorso, non perché io sia particolarmente bravo, ma per riuscire a fare un discorso sintetico, il Novecento a volo d'aquila, in un'ora, linee di tendenza generali, fenomeni di grande durata, geopolitica e così via. E tu prima ti devi essere studiato i singoli pezzi, e dopo che arrivi alla visione d'insieme, ma ci arrivi a 50 anni, a 60 anni, o forse prima, ma devi prima studiarti, facendo molta gavetta, i singoli capitoli. Una volta che ti sei letto i singoli capitoli, è come i capitoli di un racconto. Alla fine hai l'illuminazione. L'illuminazione si fa per dire, io non sono affatto illuminato, sono anzi piuttosto idiota, ma insomma inizi ad avere delle visioni d'insieme. È chiaro? Inizi a fare delle considerazioni più ampie. Ecco. Collegamento con Spinoza ve lo evito perché l'ho già fatto 10.000 volte, dunque andiamo avanti. Identità di ragione e realtà, anche di questo abbiamo già detto. L'assoluto è uguale a soggetto spirituale, ovvero spirito, che poi è il vecchio soggetto trascendentale di Kant, di cui ho ampiamente detto. Assoluto perché è sciolto da, scusate, se la realtà è una sola, quindi abbiamo parlato di monismo, se il vero è l'intero, possiamo chiamarlo diversamente da rispetto al termine assoluto? Possiamo non utilizzare il termine assoluto? Assoluto che cos'è? Assoluto vuol dire che non dipende da, sciolto da. È il contrario di relativo. Ma se esiste una cosa sola, e questa cosa sola è tutta la realtà, non può non essere assoluta, da che cosa dovrebbe dipendere? Viva il Dio. Dio panteista in questo caso. Cioè, io posso ragionare in termini relativi soltanto se guardo alla alle parti. E posso dire che ne so, di Martina è seduta vicino a Giada. Ho stabilito un nesso relativo. Vicino a Giada, poteva stare vicino a Giacomo. Questo è un nesso relativo. Ma se tutto il mondo è Martina, se tutta la realtà è Martina, una divinità gigantesca, chiamo Martina, o Nasdaq, queste divinità nuove, d'accordo? Allora è relativa a che cosa, scusa? Ci sta solo lei, ci sta solo lui. Era il discorso che facevo con Bruno. Se noi facciamo uno zoom out clamoroso e andiamo fuori dall'universo, fuori dal pianeta Terra, sì, ci siamo, no? L'abbiamo visto, gli astronauti, là. Andiamo fuori dall'universo, iniziamo a muoverci, seguiamo la scia del comandante Kirk, ci imbarchiamo sull'Enterprise vicino a Spock, ci mettiamo lì, avete visto? Forse ve lo ricordate, no? Perché della mia generazione, ma insomma ci provo, no? Avete visto quando gli fa, allora, signor Sulu, curvatura, che ne so, massimo arriva a curvatura 9, 10, o curvatura 10, 12 è pericoloso, perché i motori fotonici iniziano ad andare un pochino, si affaticano un pochino, ma se devo scappare dai Klingon mi serve per esempio una curvatura, curvatura, sapete cosa vuol dire, no? Curvatura 1 è la velocità della luce, curvatura 2, 3, 3 volte la velocità della luce, cose stratosferiche. Insomma, quando vai alla velocità della luce o sopra la velocità della luce, le galassie, le stelle prima, i pianeti, le stelle, le galassie, ti sembrano, ti passano a una velocità tale, ti si sminuzzano tutte, diventano, come dire, i granelli di sabbia di un bambino che sta giocando in riva al mare, ecco, una cosa del genere. Allora io vado fuori e riesco a vedere la totalità dell'universo. Quanti universi ho? Uno. Non so se si chiamerebbe multiverso o poliverso, è universo. Vabbè, spero che abbiate capito. Dunque, l'assoluto è assoluto, certo non è relativo a nessun'altra cosa perché non c'è nessun'altra cosa, è il soggetto spirituale o spirito, ovvero la ragione, con la R maiuscola, ovvero l'infinito, un infinito che abbiamo detto processuale. Martina è sulla via un pochino prende la sciabola e fa Karakiri, insomma. Luigi no, perché lui è già un buon incassatore, insomma. Esatto, oppure c'ha una, così, una vocazione al masochismo. Che devo. Allora, ciò che è razionale e reale, ciò che è razionale l'abbiamo ampiamente commentato. Ma perché dimmi. La ragione serve? Cioè, lo spirito, secondo Dio, no? Sì, lo spirito, allora, spirito uguale assoluto, uguale Dio, uguale ragione.
sono tutti termini analoghi, possiamo chiamarli, possiamo utilizzare l'uno piuttosto che l'altro. Dio è la ragione con la R maiuscola, Dio è la realtà con la R maiuscola, Dio è l'universo con la U maiuscola, eccetera, eccetera, eccetera. Dio è la storia con la S maiuscola, c'è un'unica realtà. Come la vuoi chiamare? La possiamo chiamare in tante maniere diverse. Se vogliamo, diciamo, se prediligiamo in quel momento l'aspetto teologico, la chiameremo Dio. Se prediligiamo l'aspetto storico, la chiameremo la storia. Se prediligiamo l'aspetto, diciamo, conoscitivo, intellettuale, mentale e così via, lo chiameremo ragione, ragione assoluta. E questo, abbiamo detto, Zara, è importante perché la filosofia hegeliana è un razionalismo assoluto e la pretesa dell'uomo di poter conoscere la realtà è una pretesa in qualche maniera giustificabile, ma fino a un certo punto, perché poi vediamo che anche il sistema di Hegel presenta dei punti deboli, delle contraddizioni in certa misura. Però se tutto quello che avviene è razionale, se il reale è razionale, io posso molto modestamente provare a ricostruire in termini razionali assoluti la storia dell'umanità e la storia di tutto quello che avviene. Cioè ogni cosa che avviene ha un suo perché. Questo perché è un perché razionale. Perché? Per quale motivo, Zara? Perché la realtà una è razionale, è ragione, quindi non può che comportarsi in termini razionali. Se io dico che Zara è personaggio assolutamente razionale, priva di cuore, fredda, razionalità allo stato puro, non la conoscete tutti, agisce un pochino come un cyborg, come un robot, per questo ci inquieta, no? Perché è perfettamente razionale. E allora, se Zara fosse un'intelligenza artificiale, grazie a Dio non lo è, ma insomma, se Zara fosse un'intelligenza artificiale, per quanto complessa possa essere la sua centralina, i suoi circuiti, tuttavia un buon ingegnere informatico, un team di ingegneri informatici, quantomeno quelli che l'hanno fabbricata, questa benedetta intelligenza artificiale, sarebbero in grado di prevederne nel dettaglio ogni minimo comportamento, ogni minima reazione, perché è già tutto scritto. Lei non fa altro che eseguire una serie di input, una serie di programmi che sono stati scritti, no? Una serie di algoritmi che l'hanno programmata in quella direzione. Per fortuna Zara non è un'intelligenza artificiale. Allora, se per razionale, uso quest'altra metafora, intendiamo una cosa del genere, quindi tutto quello che avviene è razionale, ha un suo perché, certo ci vorrà molto più tempo rispetto a capire come funziona l'intelligenza artificiale, è un lavoro complessissimo, è un lavoro ad libitum, cioè Hegel lascia un'eredità pesante, non è che Hegel sa tutto o dice tutto, dice vabbè, ok, poi muore a un certo punto, anche lui era mortale, e iniziano a lavorare, crea una corrente di studi, questa corrente di studi ha la pretesa, fondata, infondata, possiamo dire quello che ci pare, di poter studiare la storia e ogni aspetto della realtà in termini puramente razionali. Una pretesa gigantesca, se vogliamo. Un compito, tutto sommato, inesauribile, però fondato da queste premesse filosofiche che vi sto esponendo adesso. La funzione giustificatrice della realtà, la filosofia non deve fare altro che prendere atto della razionalità del reale. La filosofia è come la nottola di Minerva, è l'esempio che vi ho fatto prima, arriva a comprendere la realtà quando la realtà si è già realizzata. Bravo, eh? Roma-Lazio, secondo me finisce 3-1. Vabbè, questo è un pronostico, non gioco la schedina. Ok? Palla al centro, fischio e l'arco, inizia la partita. Oh, me la sento. Oggi gli famo 3 pallini. Ok, questo Hegel sta lì in tribuna, zitto, non ha detto una parola. 89esimo minuto del secondo tempo, palla al centro, mancano pochi secondi, arriva Hegel, secondo me vince la Roma, che ha già segnato 3 gol, la Lazio sta a 0. Arriva Hegel e ti dice, penso che, secondo me vince la Roma. Facile, come dire, fare un pronostico quando la partita è finita. È una battuta per dire, se la filosofia è la nottola di Minerva, perché arriva a comprendere la realtà quando la realtà si è già realizzata, cioè tende a giustificare quello che è avvenuto. Ma diciamoci la verità, Martina, il lavoro dello storico della filosofia, dello storico, quello che è in grado di ricostruire
nelle sue linee fondamentali il divenire storico, quindi dare senso e significato alla complessità degli eventi storici, beh, non è quello che li sta vivendo in quel momento. Ai posteri l'ardua sentenza che cosa significa? Che saranno gli storici delle future generazioni, che avranno uno sguardo d'insieme, magari un po' più distaccato, un po' più freddo, avranno dei documenti che potranno consultare in maniera un po' più oggettiva, che si esprimeranno intorno al senso e al significato razionale di quel determinato fenomeno storico. Tu che ci stai dentro? Eh sì, se sei particolarmente intuitivo, puoi avere delle sensazioni, puoi fare delle affermazioni razionalmente fondate, ben inteso, ma di una razionalità molto più debole. Perché? Perché ti sfugge necessariamente l'andamento complessivo del film o della partita o quello che ti pare a te. È chiaro cosa intendiamo dire? Questo significa funzione giustificatrice. Che poi questo è l'aspetto che in qualche maniera contrapporrà Hegel a Marx, in un certo senso. Perché Hegel sarebbe espressione di una società borghese, realizzata, per cui giustifica lo status quo. E la filosofia di Marx invece si pone come filosofia di rottura, filosofia del cambiamento, della rivoluzione. Allora, se la filosofia serve a giustificare la realtà politica, sociopolitica, storica, così com'è adesso, come la ritrovo adesso, da una parte Hegel, dall'altra invece Marx dice, beh, i filosofi fino adesso, e sta polemizzando a distanza con gli hegeliani, si sono limitati a interpretare il mondo, a capire il mondo, adesso è il momento di cambiarlo il mondo. Ci rimbocchiamo le maniche e lo cambiamo. E io vi do le linee di tendenza, vi spiego come funziona l'economia, come funziona la realtà, come funziona la storia, e vi do le coordinate, gli strumenti per poterlo cambiare il mondo. Vedete che c'è una bella differenza. Quindi non giustifica il presente, quindi chi giustifica il presente è un conservatore, uno che lo status quo gli sta bene, ma tende a proiettarsi, discutibile o meno, la prospettiva di Marx è ben inteso, ma io sto marcando la differenza, tende a proiettarsi verso il futuro. Basta, rimbocchiamoci le mani e cambiamo. E vi dico che lo cambiamo, però ho i miei strumenti scientifici e razionali per affermarlo, non è che lo dico a casaccio, perché sono un idealista che ha fatto un bel sogno utopico e si è svegliato quel giorno dopo tutto sudato. Ecco, Marx, queste cose non capitavano. Marx era un topo di biblioteca, lavorava 16-18 ore al giorno, piegato in due nella biblioteca centrale di Londra, in mezzo a libri, scartoffie, quindi un grandissimo lavoratore, un grandissimo intellettuale.